Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi proveremo assieme dei pennelli che mi sono stati gentilmente inviati da Freyara Beauty. Vi lascio come sempre tutte le info qui sotto, aprite l'info box. E adesso vi dimostro, sono stati gentilissimi perché mi hanno contattato, mi hanno chiesto di scegliere un set di pennelli. E sono veramente strabiliata perché sono morbidissimi, ma adesso ve li faccio vedere bene nel dettaglio e li andiamo a utilizzare per un make-up super veloce. Allora, innanzitutto vi do subito il codice sconto che vale 10, avete 10% di sconto sui set pennelli. Io ho scelto quello rosa e ovviamente io li ho già lavati, però vi lascio qui sopra delle clip dove vedrete appena ho spacchettato il pacco. Come potete vedere, sono incartati in questa scatola nera molto bella. All'interno trovate una brochure dove viene indicato in diverse lingue l'utilizzo dei diversi pennelli. Io perché su ogni pennello, adesso ho preso questo a caso, l'F53, è indicato proprio l'utilizzo del pennello, se appunto non lo sapete. Quindi sono anche di semplice utilizzo, basta leggere la nomenclatura sul manico. Io ho scelto questo set di pennelli rosa. È un set composto da 24 pennelli, ragazze, quindi è un set veramente veramente grosso e come vi dicevo, io ovviamente li ho già lavati. Lavandoli non hanno assolutamente perso pelo e sono morbidissimi. Allora, adesso io sono tutti questi, guardate. Ovviamente ci sono sia pennelli viso sia per gli occhi. Ve li faccio vedere, a parte che vi lascio, ripeto, qui delle clip dove li vedete meglio, ma ve li faccio vedere in grandi linee anche adesso. Questi sono quelli per il viso, guardate che sì, cioè veramente sono pazzeschi, ragazzi, sono morbidissimi. Per essere dei pennelli low cost, guardate, lo so che non potete sentire, ma vi assicuro che sono morbidissimi. Questo per dire è un pennello da viso. Questo è comodissimo per fare contour, cioè guardate, proprio per andare a mettere qua. E questi sono tutti invece quelli per gli occhi, sono veramente veramente tantissimi, avete blending, avete quelli per sfumare, quelli per l'ombretto, insomma ce ne sono tantissimi. Ma direi di non perderci in chiacchiere e vi ricordo che il sconto vale 10, iniziamo con il make up. Ok, eccoci qui ragazze, allora iniziamo subito con la stesura del nostro fondo. Vado a utilizzare l'Insta Moisture di Kiko. Come sapete, avendo tantissime cose, mi piace turnover, cioè farli un po' girare, perché sennò mi focalizzo magari solo sulle ultime cose che ho acquistato, altre cose le lascio nel dimenticatoio, non le utilizzo, quindi veramente anche girare video per voi mi fa ritirare fuori cose che non utilizzo da un po', quindi assolutamente andiamo a utilizzare lui, che tra l'altro è un fondo molto valido, low cost. E ha pure l'erogatore così. Quindi vado ad utilizzare il pennello, questo qui, che come vedete è un kabuki, il foundation brush, e vado a stendere il fondo. Monstop. Bellissimo questo pennello, cioè non lascia neanche striature, in 2 secondi, cioè l'ha steso, cioè top, mi piace un sacco. Non è facile trovare pennelli che stendono bene il fondotinta, ragazzi, non è così scontato. Vado col mio correttore, questo è di Mulac, nella colorazione 02 Self Obsessed. E questo lo vado a stendere con la mia spugnetta. Dopodiché vado a fissare solo il mio contorno occhi con la cipria di Diego Dalla Palma. Questa qui è molto sottile, non mi dispiace, ce l'ho nella colorazione 40. È comunque una cipria idratante.
Utilizzo l'F56, che in realtà c'è scritto Concealer Brush, però ragazze, i pennelli si adattano, cioè non è che se c'è scritto che per il correttore non vado a bere per un altro. In questo caso lo vado a utilizzare proprio per fissare il mio contorno. Questo pennello va benissimo. Dopodiché vado a fare un po' di contour con questo prodotto di Huda Beauty che si chiama proprio Tantour nella colorazione light. È un prodotto in crema. Vedete? È così. Utilizzo questo pennello che è perfetto, che è l'F54 Contour Brush. Vedete? Prelevo un po' di prodotto. E lo vado a mettere qui. Non vi preoccupate se sembra tanto perché si sfuma da Dio. È un prodotto pazzesco questo, ragazzi. Ne basta pochissimo. E anche se esagerate, vedete, si sfuma meravigliosamente. Pur essendo un prodotto in crema, non va assolutamente. Appunto, dicevo che pur essendo un prodotto in crema, assolutamente. Non fa macchia, è pazzesco, ragazze. Credere, provare per credere. Prodotto top di Huda Beauty. Come blush invece vado ad applicare questo di Fenty che si chiama Kilowatt e nella colorazione Ginger e Moscow Mule. Vado a prendere tutte e due, è molto colorato. Col pennello, scusate, blush brush. F57, come vedete, ha una punta col taglio obliquo che va benissimo per stendere il blush sulle guanciotte. Lo vado a prelevare proprio poco 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 perché è una colorazione molto molto scura questa per me. Avevo sbagliato a prendere il colore, però è bellissimo, non mi dispiace lo stesso. Basta dosarlo. Voilà, vedete, guardate che bello. Già la base è pazzesca con prodotti comunque semplicissimi. Adesso vado a mettere l'illuminante. E direi che vado ad utilizzare un Basic Marble di Basic Gaia, questi qui. Però stavo pensando cosa usare. Direi che utilizzo questo, che si chiama Aurora. Eccolo qui. Vado a prendere il pennello F58 Highlight Brush, vedete? Guardate com'è bello soffice, veramente. Sono stupendi questi pennelli, ragazzi, non ve lo dico tanto per, ma io di solito uso sempre pennelli comunque di qualità. Ho preso dei pennelli low cost su Amazon, i Jess Up. Ve ne avevo già parlato in un altro video, ma secondo me non sono all'altezza. E mi è capitata la stessa cosa anche con pennelli comunque costosi, tipo dei Zoeva, che sono comunque dei pennelli che costano, e alcuni si sono subito spennati subito, quindi non è sempre detto. Questi qua sono pazzeschi, ve lo assicuro. Quindi, ok, il mio è messo. Adesso ci concentriamo sugli occhi. Vado a prendere la Natasha Denona Gold Palette e vado a prendere questo colore più tenue. Lo vado a mettere proprio nella piega. Vado a prendere questo pennellino che è E63 Blending Brush. Vedete? E vado a prendere un colore di transizione. Magari zoom un pochino così vedete meglio. Sono molto polverosi comunque questi ombretti di Natasha. Ok. Prendo con questo pennellino che è Shadow Brush E67, quindi
piatto, diciamo per stendere l'ombretto, vado a prendere questo colore qui e lo vado a mettere così, anche se questi colori sono meglio stesi con il dito. Ok. Con questo piccolissimo vado a fare un punto luce ed è l'E69. Vado a prendere questo colore, il colore più chiaro, che è questo bianco, e vado proprio a metterlo qui. Vedete? Ok, con il dito vado a prendere questo colore e lo vado a stendere meglio sulla palpebra. Da-da-da, che bello! Ho tutti questi riflessi dentro, verdini, molto molto particolare. Wow, bellissimo! Mi avvicino per farvelo vedere. Veramente, veramente, veramente bello. Vado a sfumare sempre meglio. Vado a fare le mie sopracciglia con la matita Instant Lift Brow Pencil di Elf. Mascara vado ad applicare questo di Mulac, Black Mamba. Anche se lo trovo sinceramente molto secco come formula. Ok, sulle labbra invece vado ad applicare questo di Nabla che si chiama Metropolitan, questo colore qua. Molto molto morbido da stendere, da proprio un colore neutro. Da proprio un colorino neutro. E sulle labbra rimane molto idratante. Ecco qui ragazze, questo è il make-up completato con i pennelli Freyara Beauty. Vi ricordo per l'ultima volta il mio codice sconto che vale 10, andate a dare un occhio sul loro sito, i loro pennelli sono, vi ripeto, veramente pazzeschi, avete potuto vedere anche la stesura, ve li consiglio veramente, anche perché sono 7, il mio set era da 24, ci sono 7 ancora più grossi, li trovate in 4 colori, rosa, arancioni, mentre quelli più grossi sono neri e bianchi, il colore del manico. E niente ragazze, io vi mando un bacio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!